Al termine di questi nostri incontri sul rapporto tra Padre Pio e l'anima del Purgatorio, di cui ha scritto un bellissimo libro Padre Alessio Parente, libro a cui noi abbiamo attinto, oggi vogliamo rendere onore proprio a Padre Alessio Parente leggendo un episodio che lui stesso ha raccontato e che riguarda appunto una sua esperienza con le anime del Purgatorio. Siamo nel 1949, Padre Alessio Parente ha 16 anni ed è seminarista nel convento dei Cappuccini di San Marco la Catola a Foggia. Lui dice che erano circa 24 e tutti dormivano in uno stesso dormitorio. Era il direttore del seminario in quel tempo padre Atanasio Dateano. Lui racconta di un giorno quando lui, giovane come era, distratto, pieno di energia, non considerò il freddo rigido che faceva in quell'anno a San Marco la Catola e praticamente non prese le precauzioni per potersi riparare da questi malanni di stagione, quindi non si vestì adeguatamente, ma un giorno dopo aver giocato a tirare palle di neve si ritrovò con una bella bronchite e con una tosse molto forte e fastidiosa. Chiaramente durante la notte, dormendo tutti nella stessa camera, nello stesso dormitorio, padre Alessio diede fastidio perché con la tosse e la febbre che aveva non solo non dormiva lui, ma non faceva dormire nemmeno gli altri. A un certo punto il padre direttore, come ho detto, cioè il padre Atanasio Dateano, gli dice: ma guarda, non è proprio cosa che tu stia qui, non puoi continuare a stare tutta la notte perché non fai dormire nessuno. Allora, dopo avergli dato dello sciroppo, lo accompagnò in una camera del convento che era sopra, al piano di sopra del dormitorio, e lì, dopo aver sistemato un lettino, lo fece dormire. Ma a questo punto ascoltiamo le parole di padre Alessio, che all'epoca era un seminarista. Ero rimasto lì solo con i grani del rosario tra le mani a pregare e tossire. A un certo punto sentii scivolare lentamente le coperte fino ai piedi. Con un movimento rapido ed istintivo le afferrai e le riportai su, facendo attenzione a coprirmi il petto. Passò un po' di tempo e la cosa si ripeté. Quando lui si tirava su la coperta, sentiva questa mano dolce che gliela toglieva. Dopo alcuni minuti, disse, racconta padre Alessio, dice: io cercai di alzarmi dal letto per accendere l'induttore della luce, ma sentii delle mani morbide che allontanavano la mia mano dall'interruttore. Questo durò alcuni secondi. Subito dopo cominciai ad avvertire una presenza. Ero spaventato. Mi alzai ed accesi la luce. La finestra e la porta erano chiuse. Cercai sotto il letto, ma invano. Cosa strana fu per me il ritrovarmi a letto questa volta, però, anziché recitare le Ave Marie ad ogni grano della corona, recitavo la preghiera per le anime del Purgatorio. L'eterno riposo dona loro, Signore. Padre Alessio continua dicendo che lui non ricorda più il tempo che impiegò a pregare per tutte le anime del Purgatorio, ma ricorda che la mattina successiva venne svegliato dal direttore ad ora piuttosto tarda e stranamente non aveva più la tosse e si sentiva bene fisicamente. Lui raccontò al direttore quello che la notte aveva avuto, quell'esperienza che aveva vissuto, ma il direttore lo tranquillizzò dicendo che molte volte l'immaginazione fa brutti scherzi e quindi che conveniva dimenticare la cosa. Padre Alessio non ci pensò più a questa storia, ma dopo 2 anni
dice padre Alessio, mentre frequentavo la scuola superiore nel convento di Pietrelcina, padre Atanassio, durante una lezione di devozione sulle anime del purgatorio, si rivolse a me e disse: ricordi quella notte a San Marco la Catola quando ricevesti la visita di un estraneo? Tu mi raccontasti che qualcuno ti tirava giù le coperte e non ti faceva accendere la luce? Beh, alla stessa ora, quella notte, io venni su per controllare l'andamento della tosse. Appena entrai nel corridoio, vidi un sacerdote dinanzi alla porta, sdraiato per terra. Mi spaventai anch'io e, non immaginando alcun rapporto con te, corsi al piano inferiore nel dormitorio per sentirmi più sicuro in compagnia dei seminaristi. Il giorno seguente, continua il direttore del seminario di San Marco la Catola ai tempi di padre Alessio Parente, il giorno seguente controllai le cronache del convento e scoprii che alcuni anni prima era morto in quella stanza un prete. Si trattava di un sacerdote diocesano inviato lì dal suo vescovo per un ritiro di 3 mesi per un comportamento poco confacente con il suo stato sacerdotale. E padre Alessio Parente conclude dicendo: io ebbi la conferma che anche io avevo fatto esperienza di contatto con le anime del purgatorio. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!